Marco lo conosco da sempre, è uno dei molti allenatori della nostra regione. Ha cominciato ad allenare quando aveva 20 anni, a casa sua. Erano due allenatori, a dire il vero, a quei tempi, perché Marco era il doppio. Però da sempre un appassionato. Ecco, quello che vorrei vedere in tanti giovani adesso e che vedo meno. Queste occasioni di potersi aggiornare e di poter ascoltare Marco, lo trovavate sempre e comunque. La prima occasione l'ha avuta facendo da assistente a Zare Markowski e poi ha seguito per molti anni Andrea Capobianco. Ha lavorato nel gruppo storico della Pallacanestro Integrata con Tommaso Biccardi e Nando Del Prete, Ettore e Andrea. Abbiamo fatto un magnifico corso durato un anno a Napoli ai tempi. Adesso c'è qualcuna delle società di Serie A, Trento ha cominciato a fare una cosa simile, cioè cercare di fare crescere, fare dei corsi di formazione all'interno delle società di Serie A. Qualcuno di quegli allenatori che ha fatto quel corso ha fatto Marco il top del top, Alessandro Rossi a Scafati, Aldo che vedete qui intorno che mi dà una mano per tutto ciò che è l'aspetto social media. Aldo è uno di quelli che poi a un certo punto ha fatto una riflessione su se stesso. Francesco Cavaliere, Luciano D'Ancicco, preparatore atletico. Sono tutte persone che hanno studiato, cercato sempre di aggiornarsi, e questa è la caratteristica di Marco Ramondino. Marco ha vinto campionati, è stato due volte allenatore dell'anno, sia in Lega 2 che in LPA, è stato premio Reverberi e ha portato Tortona in Serie A. Ed è una persona fondamentalmente, come direi tutti quelli che sono stati oggi qua, con una disponibilità incredibile. Lui dice che adesso non mi risponde più al telefono, perché ogni volta che lo chiamo gli chiedo qualche cosa. Però è bello poter collaborare e ascoltare con una persona come Marco e con tutti coloro che sono venuti oggi qua. Marco Ramondino. Grazie, grazie mille. Innanzitutto voglio dire una cosa che non è falsa modestia, ma per me fino a un paio di anni fa pensare di poter partecipare a un clinic da relatore con allenatori del livello di Walter De Raffaele o Lele Molino, delle eminenze nel loro campo come Matteo Panichi o Gigi La Monica, per me era impensabile. Quindi nel senso, non do per scontato il privilegio di essere qua e vi ringrazio di essere intervenuti per questa chiacchierata. Le cose di cui voglio confrontarmi con voi oggi, voglio tirare fuori, sono diversi aspetti, al di là della particolare rotazione o la particolare scelta, la particolare strategia che si può mettere in pratica, gli aspetti tecnico-tattici che noi come staff cerchiamo di enfatizzare e anche di correggere nelle varie difese che possiamo mettere in pratica contro il pick and roll, che oggi come oggi è, diciamo, credo l'argomento principale che nei vari staff si va ad affrontare, sia in termini di preparazione della stagione che in preparazione delle singole partite. La prima idea è sempre quella di ricordarci qual è la formula della difesa, cioè come funziona la difesa, che è togliere gli spazi vantaggiosi a livello individuale di squadra all'attacco. E partendo da questo ci sono delle cose fondamentali dalle quali noi non possiamo mai prescindere, che è la capacità di essere autonomi, cioè dei giocatori di essere autonomi, cioè di prendere delle decisioni consapevoli nel loro interesse e nell'interesse della squadra.
il famoso concetto di avere iniziativa. Ok? Quando io mi sono approcciato a questo sport sentivo sempre dire che l'iniziativa ce l'ha l'attacco perché c'ha la palla. Ma quando ho avuto la fortuna di incrociare Andrea Capobianco, invece Andrea diceva sempre che l'iniziativa ce l'ha chi è in grado di gestire, di controllare spazio e tempo. Perché altrimenti, dice, altrimenti la difesa non subirebbe mai sfondamento. Se l'iniziativa ce l'ha l'attacco e la difesa semplicemente corre dietro all'attacco, la difesa non subirebbe mai sfondamento. Invece la capacità dei difensori di avere l'iniziativa e controllare lo spazio e il tempo rispetto all'attacco ti permette ad esempio di riuscire a subire uno sfondamento. Allo stesso tempo la capacità di una squadra, dei singoli di una squadra di collaborare, di sacrificare una parte di sé per il bene della squadra, di la volontà di innanzitutto a livello generale di avere una visione condivisa. Io adesso ho la fortuna di allenare da giocatori di altissimo livello e credo che ognuno di loro abbia un'idea di difesa, un'idea di come si difende il pick and roll, un'idea di come si indirizza la palla sul fondo nel pick and roll, e credo che per i giocatori che sono e per la carriera che hanno avuto successo nel mettere in pratica queste cose. Ecco, quando si arriva in una squadra e c'è tanti giocatori che hanno ognuno un'idea di come si fa una cosa, la predisposizione di questi giocatori a sacrificare, a mettere da parte quello che loro sono convinti sia giusto e quello che nella loro carriera gli ha dato successo per trovare una visione condivisa, ecco, che facciamo tutti la stessa cosa, è molto importante. Questo a livello filosofico, ma anche a livello concreto, la predisposizione di un giocatore di voler spendere un fallo per aiutare un compagno, esporsi al rischio che possa segnare il proprio avversario per aiutare un compagno, la volontà di voler coprire un errore è una caratteristica fondamentale per avere una difesa in particolare che funzioni. E un altro aspetto estremamente importante è quello che innanzitutto noi come allenatori, come staff e i giocatori, avere consapevolezza di quelli che sono come singoli e come squadra i nostri punti di forza e quelle che sono le nostre debolezze. Quindi siamo una squadra, come dire, grande, pesante, lenta, fisica, oppure siamo una squadra di giocatori atletici, veloci, versatili, sapere che cosa come dire, possiamo rischiare di concedere e cosa invece magari siamo potenzialmente bravi a togliere agli avversari. E un altro aspetto molto importante è essere organizzati. Essere organizzati non vuol dire essere rigidi, non vuol dire non essere flessibili. Essere organizzati significa sapere che cosa fare nelle determinate situazioni, sapere che cosa guardare. Essere organizzati vuol dire noi come allenatori, come staff, trovare quelli che sono gli indicatori da fornire ai giocatori, cioè che cosa devono guardare, in base a quale indicatore devono reagire per mettere in pratica una cosa piuttosto che un'altra. E all'interno di questa organizzazione, tornando al punto di partenza, essere sereni, passatemi l'espressione, con le decisioni che i giocatori vanno a prendere, perché poi noi stiamo qua a parlare, ecco, e con calma a mettere le cose scritte sul foglietto, tu vai qui, tu vai là, eccetera. Poi, come diceva giustamente prima anche Gigi Lamonica, diceva: io questa cosa la sto facendo a 0,01 all'ora, poi in campo i giocatori si muovono e le cose sono molto più sfumate di quelle che di come ne parliamo qua. E il topic della chiacchierata è chiaramente i vari aspetti delle varie difese pick and roll. Allo stesso tempo ci sono degli aspetti non negoziabili della nostra difesa dai quali non possiamo prescindere. Per me ci sono quattro pilastri, diciamo così, fondamentali da cui la nostra difesa non può prescindere: transizione difensiva, posizionamento, uno contro uno e taglia fuori rimbalzi. Noi possiamo pensare qualsiasi sistema difensivo più sofisticato possibile, il più coordinato possibile, ma se non abbiamo idee chiare, urgenza, comunicazione nella transizione difensiva, oggi come dicevano tutti quei giocatori sempre più grandi, più atletici, più veloci nel prendere il campo, non riusciamo neanche a metterli in pratica la nostra difesa pick and roll. Posizionamento è troppo importante, ecco, la capacità di avere la posizione corretta in base alla posizione della palla e dei giocatori, sia in maniera statica che dinamica, posizionarsi
mentre la palla si muove, la capacità di muoversi verso la palla, che sono tutte cose che a livello di settore giovanile abbiamo molto chiare, insegniamo e stressiamo, poi magicamente quando arriviamo a allenare la prima squadra non è più importante. Il pick and roll come nasce, come viene conosciuto, come gioco a due. Invece la nostra idea dal punto di vista difensivo deve essere sempre quella di giocare contro il blocco, contro l'uno contro uno, contro il post basso come squadra. Quindi se l'idea per l'attacco deve essere quella di giocare due contro due, esaspero, la nostra idea deve essere quella di farli giocare due contro cinque. Un altro aspetto molto importante è l'uno contro uno. Io parto sempre da che cosa chiedo all'attacco e coerentemente che cosa devo chiedere alla difesa. Attacco, quando si prende la palla e sta arrivando un blocco, attaccare il lato opposto, giocare uno con il reject, non so come lo chiamate voi, ok? Prendere e attaccare opposto al pick and roll. Quindi non arriviamo neanche a difendere il pick and roll se non abbiamo una difesa consistente dal punto di vista dell'uno contro uno a non farsi battere. Adesso, tornando al topic della chiacchierata, in particolare rispetto al pick and roll, a farsi battere uno contro uno. E l'altra cosa sono il tagliafuori e i rimbalzi. In particolare, esce un po' dal topic, è una cosa, un passaggio che vorrei fare, quello sui rimbalzi, perché, come dire, migliorando, andando avanti con l'esperienza, non con l'età, mi sono reso conto che, come dire, tante cose che io da allenatore chiedo, dico di default, mi arrabbio anche, urlo, poi materialmente nel gioco sono diverse da quelle che uno c'ha in testa. E uno degli aspetti più differenti tra il gioco e tutto quello con cui io sono stato, passatemi l'espressione, cresciuto come giocatore prima di basso livello, e tutti i vari esercizi sempre fatti, uno degli aspetti che differisce di più dal gioco all'allenamento è proprio quello del tagliafuori e dei rimbalzi, che poi un passaggio lo voglio fare. Se cortesemente venite in campo, ragazzi, uno con la palla qui, cortesemente, attacco difesa, Rossi attacco, blu difesa, tu cortesemente da Daniele, marchi Andrea. Lo so che prima Walter ti ha fatto giocare playmaker, adesso tu fai il pivot in difesa che è me. Ok, tu vammi nell'angolo lì per favore, attacco difesa qua. Ok. Per il discorso del posizionamento e avere il concetto di giocare sempre 2 contro 5, un aspetto molto importante è che noi cerchiamo di stressare, di correggere, è che il primo movimento che dobbiamo fare è sempre ad andare verso la palla, ok? Quindi blocco qui, ad esempio giocatore posizione 4 che blocca, lui esce, ok, gira gli attorno, lui sta correndo, nel frattempo questo giocatore taglia a centro area, ok, e lui sta, aspetta, ravvolgi un attimo, siamo in questo momento qua, ok, lui sta correndo, tu stai marcando lui, ok, e siamo in questa situazione qui con lui che ha liberato lo spazio. Adesso, in difesa, torniamo a dire, riavvolgi, veloce. In difesa, il primo movimento da fare, qualsiasi sia il tipo di strategia che vogliamo mettere in pratica, è ad andare verso la palla. Cioè, mentre succede questo, ad andare verso la palla. Ci siamo? E quindi, andare, il primo movimento è ad andare contro la palla. Per quale motivo? Perché anche solo a livello di percezione, Andrea deve sapere che qui c'è un difensore e quindi non può allontanarsi più di tanto dal giocatore con la palla, perché altrimenti su questo passaggio lui deve avere la sensazione che io possa intervenire. Ok? Se io fossi schiacciato qui in questa posizione, okay, Andrea potrebbe allontanarsi tranquillamente, per Daniele sarebbe impossibile, non così tanto, okay, sarebbe impossibile recuperare. Okay, questa è l'idea del perché è importante il posizionamento. Anche nelle situazioni, ad esempio, vieni qua, per favore, spostati un po' più lì. Anche nelle situazioni di cambio, okay, cambio sul pick and roll, lui gira dentro, al di là se piaccia o meno far cambio a due, cambio a tre. Torna un attimo dietro, per favore.
piaccia o meno far cambio a due, cambio a tre, quando c'è questo cambio, nel caso in cui la scelta fosse di fare un cambio a tre, cioè questo giocatore che va a prendere il roll e quel giocatore che esce, questo giocatore il suo primo movimento non è ad andare dentro, ma il suo primo movimento è ad andare verso la palla, in questo modo qui, in modo da accorciare questa distanza, e lui può uscire fuori, al di là di quelle che sono le scelte. Ok? Spero di essermi spiegato con, per quanto è importante, al di là della particolare scelta sul pick and roll, avere il giusto posizionamento, ovviamente nelle situazioni statiche, ma ancora di più nelle situazioni dinamiche. Okay? Quello che a livello di settore giovanile enfatizziamo tanto, il salto alla palla, è proprio il concetto, deve essere di muoversi verso la palla, non semplicemente andare dentro l'area, ma muoversi verso la palla. Perché è materialmente occupare uno spazio, ma è anche la percezione che gli attaccanti hanno con la palla e senza la palla di dove possono andare, e quindi semplicemente stando in maniera preventiva in uno spazio il giocatore non può andare, non può mantenere il vantaggio più di tanto e lui può recuperare. Okay? Questo a livello di come dire, per spiegare che cosa intendo per cose da cui non possiamo prescindere al di là della particolare difesa. Quindi un caso di aiuto e recupero o un caso di cambio, quanto avere un corretto posizionamento dinamico è fondamentale perché quella difesa funzioni. Quindi al di là della particolare scelta che andiamo a fare e arriva al punto, quindi non è tanto importante quello che facciamo. Voi siete tutti allenatori esperti, quasi la maggior parte di voi hanno più anni di esperienza di me, quindi voi sapete benissimo quale tipo di difesa applicare, quali sono le regole, quali sono le rotazioni, quello che è più adatto per la vostra squadra. Quella che è la mia, come dire, esperienza e quello che cerchiamo di fare noi durante la settimana è, non è tanto che cosa fare, ma è come farlo. Okay? Come non c'è attacco senza fondamentali, allo stesso tempo non c'è difesa senza fondamentali. Cioè noi non possiamo prevedere la difesa più sofisticata possibile con le rotazioni, i cambi, gli adeguamenti, eccetera, se poi, detto come dire, in maniera molto banale, le cose le facciamo male, quella difesa non funziona. E poi passiamo alla difesa successiva, e poi passiamo alla difesa successiva, e poi passiamo alla difesa successiva. Ok? E quindi più di che cosa facciamo e come facciamo le cose. Ecco, come allenatore credo che una delle prime scelte, passatemi il termine ancora, filosofiche, è quella che noi dobbiamo cercare, non che una sia giusta e sbagliata, però cercare di capire noi che allenatore siamo. Soprattutto io che ho avuto una formazione di allenatore di settore giovanile, ho allenato nelle serie minori, ho fatto tanti anni di serie A2, se siamo un tipo di allenatore che quando una cosa non funziona la cambiamo, compatibilmente con quello che è lo stress dei risultati che dobbiamo produrre, perché sennò altrimenti a casa sul divano stiamo comodissimi, okay? Quindi se siamo un tipo di allenatore che quando una cosa non funziona la cambiamo, o se siamo un allenatore che quando una cosa non funziona la proviamo ad aggiustare, ripeto, compatibilmente con i tempi che abbiamo a disposizione e col momento della stagione. Se siamo a settembre magari è il momento di fare una riflessione su come aggiustare le cose, se stiamo a maggio tra gara 4 e gara 5 di un playoff e una cosa non funziona, bisogna capire bene se è il caso di correggere i piedi o le braccia di un giocatore o provare a fare un'altra cosa. Okay? Un altro aspetto molto importante dal punto di vista difensivo è creare nella squadra la capacità dal punto di vista tattico e non strategico, e mi spiego la differenza, tra essere aggressivi o essere, non so se è il termine giusto in italiano, contenitivi. Cioè noi possiamo partire da casa e dire bene, oggi vogliamo essere aggressivi, vogliamo mettere le mani addosso, non farò nessuna battuta sugli arbitri a differenza di Lele, a differenza di Walter, non farò nessuna battuta sugli arbitri, ma al di là degli scherzi. Quindi la scelta strategica è, vogliamo fare una difesa aggressiva, vogliamo mettere cestisticamente le mani addosso, vogliamo forzare i blocchi, vogliamo pressare il palleggiatore. Ok, quella è una scelta strategica, che noi a priori vogliamo essere aggressivi. Oppure una scelta contenitiva,
vogliamo giocare più nei gap, non vogliamo stare sulle linee di passaggio, che quella è una scelta strategica. Io, invece, secondo me una cosa molto importante è che la squadra, troviamo il modo di far capire alla squadra e di insegnare alla squadra come passare dalla modalità aggressiva alla modalità di contenimento e viceversa, come lettura. Che cosa voglio dire? Una cosa molto, molto banale. Palla lì a questo giocatore qua, cambiami di lato per favore, vai a bloccare Andrea. Ok? Lui ha il palleggio, ok? E inizia ad attaccare. Ok? Quindi l'attacco ci sta attaccando. Scusami, difesa che indirizza la palla verso il fondo. Ok? Quindi l'attacco ci sta attaccando e noi, qual è il primo movimento da fare? Verso l'area, giusto? Non hai scaltato niente, ok? Primo movimento da fare è verso la palla, bravissimo, bravissimo. Ok? Ci siamo, quindi l'attacco ci sta attaccando e noi dobbiamo contenere, ok? Adesso la palla esce a quel giocatore e questo è il momento di tornare a essere aggressivi, ok? E quindi fare un passo verso la palla e sulla linea di passaggio, ok? Faccio un esempio. Oppure, per un qualsiasi motivo, pick, cambio, ok? Lui sta attaccando e siamo in contenimento, lui per il cambio, per come abbiamo fatto questa cosa, tira sulla palla a essere aggressivi e tornare sulle linee di passaggio. Questa non è una scelta che noi decidiamo di essere aggressivi o vogliamo contenere, è una lettura. Perciò vi dicevo la differenza tra tattica, leggere, qual è il momento in cui possiamo essere aggressivi e qual è il momento in cui possiamo contenere, piuttosto che una scelta strategica con cui partiamo da casa e vogliamo fare quella particolare cosa. Le ultime due cose, prima poi di andare nello specifico delle varie situazioni. Una è che credo, oggi come oggi, mi domando perché l'attacco fa diverse situazioni di pick and roll con diversi giocatori come palleggiatore, come ball handler e come bloccante in diverse zone del campo, con diversi angoli di blocco, con diverse spaziature. Perché? Okay, perché generano determinati tipi di vantaggi. Quindi noi non possiamo entrare nella partita con un solo modo di difendere il pick and roll. Dobbiamo avere più strumenti, okay? Sia in relazione a come vengono portati i blocchi, a dove vengono portati i blocchi, sia per il semplice fatto che, come dicevamo prima, una, due, tre, cinque volte una cosa non funziona e non è più il momento, quello della partita sotto grande stress, di mettere a posto una cosa che non funziona, ma è il momento di cambiare. Quindi avere più modi di difendere il pick and roll è molto importante, sia perché l'attacco appunto crea situazioni, predispone situazioni diverse, sia per il fatto che magari abbiamo bisogno di cambiare strategia nel corso della partita. E l'ultimo aspetto che, come dire, mi piace enfatizzare è che mi rendo conto è sempre più difficile da trovare ed è sempre più difficile lavorarci, sarà una banalità, ma è quello della comunicazione. Comunicazione, giocatori che debbano parlare in campo, debbano aiutarsi con la voce, e credo, questa è una cosa che dico sempre, credo non ci sia mai stato un eccesso di comunicazione, cioè delle squadre che parlano troppo, non credo nessuno di noi abbia mai avuto il problema di dover dire ai giocatori state parlando troppo, dovete parlare un po' di meno, vi dovete chiamare un po' di meno i blocchi. Quindi credo che questo sia un aspetto molto importante e purtroppo io mi rendo conto che faccio, non so, gli altri coach, se faccio sempre più fatica a trovare giocatori, come dire, con una buona predisposizione, abitudine a parlare, a comunicare in campo. Nella nostra squadra noi diciamo che la comunicazione deve essere in tre modi. Deve essere fatta presto, quindi appena mi accorgo che una situazione si sta per come dire, manifestare, incominciare a chiamare, cioè torna un attimo dietro, Andrea in punta. Diamo. Ok, appena lui si accorge che Andrea sta andando, cominciare a chiamare blocco, 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 ok, ad alta voce, ok, quindi chiamarla presto, chiamarla ad alta voce e chiamarla spesso. Ok, questi sono i tre aspetti, come dire, come vogliamo che sia la comunicazione, ok? Facendo fighettate in inglese, early, loud, often, ELO, E-L-O, early, loud, often, presto,
ad alta voce e quante più volte è possibile. Okay? Questo in particolare per il blocco, ma in generale. Andando nelle varie situazioni, partendo da quelle che sono le situazioni di difesa aggressiva, palleggiatore qua, ok? Nelle situazioni in cui il vogliamo fare una difesa aiuto e recupero, ok? Innanzitutto gli aspetti che noi cerchiamo di enfatizzare, tu stai contenendo, ok? Tu stai marcando, scusami, no, contenendo a un braccio di distanza, ok? Nel momento in cui c'è la comunicazione, blocco destra, questo giocatore azzerare la... L'iniziativa è quando giochiamo, adesso lasciamola un attimo da parte. Azzerare la distanza, ok? Se in attacco noi vogliamo fino all'ultimo momento avere la palla sul lato opposto per attaccarlo opposto, per giocare uno contro uno da quest'altro lato, in difesa la priorità deve essere al momento della comunicazione del blocco togliere questo lato e cercare di fargli tenere a lui la palla sullo stesso lato del blocco e azzerare la distanza sull'anca opposta al pick, ok? Essere sotto, azzerare la distanza, avere il contatto con l'avambraccio. In tutte le situazioni di questo tipo di contatto, ok, il gioco è molto più veloce di così, però cercare di avere i contatti sull'anca dei giocatori e non su questa parte qui del corpo, ok? Innanzitutto perché per dare il contatto qui siamo alti, ma poi questa è una zona in cui l'attacco non soffre il contatto. Invece stare giù e dare il contatto sull'anca, magari su questo ossicino che c'è qua, ci permette di poter applicare una pressione in maniera regolare, ovviamente senza nessun tipo di estensione, quindi azzerare la distanza con il corpo, okay, e togliere il reject. Torno un attimo dietro. Le situazioni in cui vogliamo fare aiuto e recupero, non sto entrando nel merito di chi è il palleggiatore, cioè, se facciamo questo tipo di scelta vogliamo enfatizzare questi aspetti qua. Okay? Tutto quello che succede prima del blocco è responsabilità di questo giocatore. Mi spiego. Ok, vieni. Esci. Tu palleggi. Quello che succede da questo lato è responsabilità di questo giocatore. Cioè se in questo momento lui gira a canestro e questo giocatore vuole passare la palla lì, la responsabilità di rallentare questo passaggio è tua. Ok? Quindi tu una volta sei aggressivo, una volta che lui ha superato il blocco fai uno scivolamento sopra e contieni, ok? Quindi mentre lui esce tu stai contenendo e sei responsabile di quello che succede da questo lato del blocco. Vammi nell'altro angolo cortesemente, scusa. Questo aspetto è molto importante soprattutto nelle situazioni in cui questo giocatore che blocca è un giocatore che può girare dentro ma può fare anche pop e aprirsi di lì. Faccio un attimo io al posto tu cortesemente, mettiti lì. Ok, sono qua, lui va, adesso lui fa pop in quella direzione e questo giocatore fa o aprendo coi piedi o facendo uno spin in palleggio, vuole far arrivare la palla lì tagliando fuori quel giocatore. Quindi la responsabilità di questo giocatore è quella di contenere, vai, fai quel movimento, facciamo, vai, blocco, vai, supero, vai, questo... essere per rallentare questo passaggio e lui avere questa traiettoria per recuperare lì, bravissimo, colui che ha fatto un passo verso la palla per impedire a, tu sempre Andrea ti chiami, non hai cambiato nel frattempo, ok? Ci siamo. Impedire a quel giocatore di allontanarsi. Quello che succede dall'altro lato del blocco è responsabilità di Daniele. Allora, Daniele gli ultimi due passi anticipa l'uscita, ok? Quindi a due passi di distanza lì anticipa l'uscita e l'idea per Daniele deve essere quella con piede e mano di attaccare la palla. Quindi vieni, noi stiamo andando, blocco, edge, aiuto, piede e mano attaccare la palla, vai, uno e due. Okay, e tu bravissimo, sopra. Ci siamo, quindi per questo giocatore qua, passatemi il termine, l'idea deve essere piede e mano ad attaccare la palla. Perché questa
è enfatizzazione qua. Proprio perché questo giocatore lungo, grosso, magari un po' più lento di quello lì, è preoccupato di essere esposto a far fallo, tante volte vedo il video, cioè nel senso, escono con le braccia alte per far vedere all'arbitro che non usano le braccia e non mettono le mani. Purtroppo per, come dire, predisposizione, abitudine, capacità coordinative, in queste situazioni dinamiche, uscire con le braccia alte significa anche andarci dietro le braccia, andarci col corpo, e quindi ancora di più essere alti, essere lenti, tantissimi contatti sull'anca del lungo che esce con le braccia così, sono dei falli, e sono anche falli abbastanza chiari. Quindi l'enfasi di dire attacca la palla col piede e con la mano è proprio per trovare un modo di costringere questo giocatore a stare con le gambe piegate. Ovviamente se gli ultimi due passi dobbiamo iniziare a uscire, attaccare con piede e mano, e quindi avere questo angolo tra di noi più che a L, a V, okay, nei confronti del giocatore con la palla, a che cosa ci espone? A questo giocatore che faccia uno slip a canestro. Però, nel senso, quindi, però al di là delle scelte, ripeto, strategiche, di quello che si vuole togliere o meno, quando decidiamo di fare aiuto e recupero, scegliamo di enfatizzare questi aspetti. Ovviamente, quali sono, tenendo conto di avere un... Vai, Daniele. Tenendo conto di avere il corretto posizionamento dei giocatori che fanno il primo passo verso la palla, lavorando bene qui e facendo le cose come vogliamo farle, è chiaro che ci esponiamo a questo giocatore che slippi il blocco, ma su che cosa cerchiamo di, che cosa valutiamo di poter accettare? Di un giocatore che sia nella condizione di non fare un passaggio teso sullo short roll, sul roll di questo giocatore, e sul fatto che questo giocatore abbia una visuale molto limitata, perché anticipando un po' l'aiuto e avendo quell'angolo lì, questo giocatore o ha visione della palla o ha visione di dove sta andando. Cerchiamo di accettare che questo giocatore riceva la palla con una visuale molto limitata del campo. E l'aspetto, al di là della rotazione, l'aspetto nel momento in cui questo giocatore riceva la palla è quello che di non accelerare l'azione. Cioè adesso correre incontro al giocatore con la palla accelera l'azione. Ok? E quando noi interveniamo sullo spazio, interveniamo sempre su spazio e tempo contemporaneamente. Okay? Al di là di quello che dice Gigi La Monica, spazio e tempo sono sempre collegati, e noi allenatori ce li abbiamo chiarissimi in testa. Poi non li chiamiamo spazio e tempo, ma ognuno di noi ce l'ha chiarissimo, okay? Come ce lo devono avere chiari i nostri giocatori. Quindi in queste situazioni in cui decidiamo di fare questa cosa, dobbiamo accettare che il giocatore che riceve la palla sullo short roll faccia la giocata, okay? E quindi di stare qui e cercare di poi adeguarci con gli altri mentre Daniele sta recuperando. Ci siamo? E quindi non correre incontro alla palla in modo da accelerare l'azione ed essere in ritardo sulla giocata successiva. Torna un attimo dietro. In caso di roll più profondo, vai, vieni Andrea, e passaggio alla fine del roll, ok? Sapere di aver bisogno di un giocatore in più nella rotazione, ok? Quindi che il difensore del palleggiatore, fai uscire la palla dove, benissimo, è lui che partecipa alla rotazione. Torna un attimo dietro. Quindi rifacciamo il pick. Vai. Roll profondo. Tu sei bravissimo. Tu sei pronto a partecipare alla rotazione se dovesse succedere questo. Che cosa è importante? È importante sempre che tutto quello che facciamo a livello di scelte, di rotazioni, di aiuti, di cambi, ok, hanno un senso
se noi facciamo le cose tecnicamente bene e se la palla esce in un certo modo dal pick, esce in un certo modo dall'aiuto, se quel giocatore lì, questo giocatore qui prende la palla e non sa già dove sono gli altri giocatori, non sa precisamente dove sono i difensori, quindi intervenire anche sul timing dell'azione. Cioè, se in attacco noi vogliamo giocare in anticipo, cioè nel momento in cui un giocatore tocca la palla, che non vuol dire decidere prima, ma vuol dire che nel momento in cui tocca la palla ha già letto se è giusto tirare, palleggiare o passare, dal punto di vista difensivo noi vogliamo esattamente l'opposto. Vogliamo che un giocatore prenda la palla e nel momento in cui prende la palla vede se passare, tirare o palleggiare. Spero di aver chiarito questa cosa qua. Pick laterale, per favore, senza angolo. Un altro momento molto, come dire, critico della difesa è quando la palla esce dopo il primo aiuto, se quello è un momento in cui essere aggressivi o contenere, perché siamo in rotazione, l'attacco ha preso un vantaggio mettendo due giocatori su uno e quindi dobbiamo gestire noi difensivamente 3 contro 4 nella rimanente parte di campo. Okay. Tornando al discorso di prima, perché è molto importante che nel momento in cui c'è un aiuto, stiamo parlando di aiuto e recupero, nel momento in cui c'è un aiuto difensivamente, parti dal gomito per favore, difensivamente la prima cosa che vogliamo fare è un passo verso la palla, ok? Quindi alzare la nostra difesa. Tu che marchi l'angolo vieni dentro e tu stai bravo, a posto lì. Ok? Quindi aiuto e recupero lì. Che cosa fanno la maggior parte delle squadre? Qualunque posizione sia questo giocatore, 4, 3, 2, ok? Andare lì per avere la possibilità di mettere la palla in mezzo e questo giocatore avere questo passaggio oppure giocare contro la rotazione della difesa. Allora, quando nel momento in cui c'è la comunicazione del blocco non è solo per il giocatore, non è solo per il giocatore che difende la palla a non farsi battere opposto, ma la comunicazione del blocco è per tutti, attiva tutta una serie di comportamenti, di reazioni per tutti i giocatori. Okay? Quindi nel momento in cui lì c'è la chiamata è rosso, blu, verde, okay? Verso la palla, al di là che lui si stia muovendo o no, tutti ci muoviamo verso la palla. Adesso questo giocatore può venire in punta a prendere la palla per fare un triangolo con noi che ci muove, al di là della posizione del corpo, chiusa, aperta, come volete. Tanti anni fa, oramai tanti anni fa, a Siena avevamo un grandissimo esempio di un giocatore come Stonrook, okay, che si muoveva e era bravissimo anche in questo modo qui ad anticipare un giocatore, cioè con la posizione del corpo occupava uno spazio e allo stesso tempo anticipava un giocatore senza aver bisogno di stare in guardia chiusa e quindi che si apriva un ulteriore spazio. Quindi al di là della posizione del corpo, nel momento in cui c'è un aiuto, fare un passo verso la palla, vai tu stai salendo, ed essere alti qui. Adesso lui che cosa può fare? Può prendere la palla lì? No, dovrà fare un passo in più fuori. E questo è tutto quello che ci serve, ok? Ad alto livello giochiamo contro gente, palla lì, l'avete fatta anche prima, ma gli altri allenatori sono più tolleranti di me. Quando l'allenatore parla non si palleggia, non ci si muove, non si passa la palla, ok? Quando giochiamo ad alto livello giochiamo contro gente brava, forte, almeno quanto noi. Quindi la differenza tra vincere e perdere il possesso sta anche in piccole cose, e questo perché è molto importante. Alzare una ricezione ci toglie anche dall'impasse del giocatore torna un attimo dietro, okay? Dei giocatori che arrivano da una posizione di aiuto e arrivano sulla palla, se devono essere aggressivi o contenere. L'errore più comune che succede quando la palla esce da un aiuto è che noi stiamo a metà strada e questo giocatore è nella condizione di vedere il gioco, ma allo stesso tempo non stiamo occupando uno spazio. Quindi alzare una ricezione ci permette di toglierci dall'impasse di dire quello è un giocatore in una posizione di tiro, okay? E quindi posso staccarmi, e per lui sarà molto più problematico decidere se passare direttamente la palla.
Okay? La cosa che ci mette in difficoltà difensivamente è che quando veniamo da un aiuto, sapere se prendere la palla, vai, prendere la palla, essere super aggressivi, così questo giocatore rompiamo il timing dell'azione, è costretto a mettere la palla per terra oppure non è in grado di fare un passaggio sotto pressione, oppure essere in una posizione tale da scoraggiare lui un passaggio che gli permette di mantenere e concretizzare il vantaggio. Quindi ancora una volta, come dire, al di là della particolare scelta che è fare aiuto e recupero, far cambio, okay, avere il corretto posizionamento, sapere come muoversi, essere nella capacità di leggere, quindi avere la capacità tattica di capire se essere aggressivi o contenere, credo che siano poi sempre le cose che fanno la differenza. Parlando sempre di difese, come dire, aggressive, quindi andando nel discorso del cambio, vieni, sai con la palla tu, sei offeso che ti ho richiamato prima? No, non sei permaloso. Perché di solito i giocatori sono un po' permalosi, quindi no, ok, va benissimo. Ok, vieni a bloccare. Quando decidiamo di far cambio, prima giustamente Lele ha parlato, quando ha fatto l'intervento con Gigi, ha parlato che nel momento in cui chiediamo di far cambio, una cosa che si chiede, non so se la chiedi tu oppure succede spesso, è di cambiare da sotto al pick. Okay? E io, allora, io non sono un grande fan del cambio a tre. È una cosa che non sono un grande estimatore. È chiaro che minimizza i mismatch, ma è anche una, nel momento in cui si fa un errore sul cambio a tre, si lascia un tiro da tre punti. Nel momento in cui si fa un, questa è la mia idea ovviamente, nel momento in cui si fa un errore su un cambio a due, si sbaglia e si lascia un canestro da due punti. Faccio un esempio, vieni, vammi nell'angolo cortesemente. Pick laterale. Ok. Facendo un esempio molto banale, se facciamo un errore di riconoscimento delle situazioni, ok, su questo cambio difensivo, okay, lui gira dentro e facciamo un errore di cambio, becchiamo un tiro da tre punti. Ci siamo. Se facciamo un errore invece su un cambio a due, beccheremo un canestro da sotto, per quanto banale, ma è un canestro da due punti. Okay, quindi la nostra idea è quella di fare un cambio a due con i due giocatori coinvolti nel blocco e poi cercare di lavorare sui mismatch. Okay? Cose che chiediamo di fare quando lavoriamo sul cambio è che al momento della comunicazione questo giocatore si stacca e va sotto al pick e tu cambi come se fosse aiuto e recupero. Bravissimo, attacchi la palla e sul primo palleggio indietro adesso torni indietro. Prima era primo e secondo palleggio, adesso è primo palleggio e stai. Okay? E come diceva Lele giustamente prima, il cambio da sotto per rompere il timing del roll di questo giocatore e impedirgli di girare dritto a canestro. Okay? Quindi l'espressione che noi usiamo è combattere i primi due passi. I primi due passi del roll li dobbiamo combattere per rompere il tempo dell'azione. Una volta che abbiamo tenuto qui sui primi due passi, questo giocatore uscirà da un lato o dall'altro, okay, e cerchiamo di, per esempio la palla esce lì e cerchiamo di essere d'anticipo, cerchiamo di essere d'anticipo, okay, con gli altri giocatori che qualunque cosa succede sono zonati, okay, quindi che cosa succede? Che se tu stai anticipando tre quarti, non davanti, tre quarti, okay? Finché la palla è in asse, tre quarti, okay? Questo giocatore è responsabile del passaggio lob, se quel giocatore facesse un taglio in lunetta è responsabilità tua, quindi quello che succede lontano dalla palla siamo zonati. Torna un attimo dietro, quando facciamo cambio, che abbiamo detto prima, fammi una cosa, fammelo da questo lato il pick per far capire un coglione. Abbiamo detto che mentre c'è la chiamata switch, cambio, qual è la prima cosa da fare per i giocatori lontano dalla palla? Bravissimo, ok, tu quindi sei lì, ci siamo, sei più o meno sulla linea, quella curva nera, senti il pick, lui sta sfruttando, il tuo primo passo è verso la palla, tu che fai? Attacchi qua, un passo attaccando la palla, ok? Adesso che succede? Che lui può provare a girare attorno, ma se lui è preventivamente nello spazio lì, questo è uno spazio che lui non vede. Ok? E stavo diventando, come dire, un facilone offensivo. Una delle cose che più mi è rimasta impressa quando ho fatto l'assistente a Franco Marcelletti è questa frase che lui usava e che diceva sempre:
da dentro a fuori è facile andare per la difesa. Cioè, se io sto dentro e devo saltare fuori, è una cosa che riesco a fare. Se io sto fuori, vado dentro e devo tornare fuori, è impossibile. Ok? Quindi al momento della chiamata, al momento in cui l'attacco inizia questa giocata, fare un passo verso la palla e stringere. E adesso da qui possiamo saltare fuori, e te è la stessa cosa. Ok? Da questa posizione, se dovesse uscire la palla, saltiamo fuori, salto. Primo passo dov'è? Verso la palla e poi sull'uomo. Ok? Ci siamo. Che credo che a livello di settore giovanile ci risolva un sacco di problemi. Devo andare, non devo andare, dove devo mettermi? Cioè, il primo movimento è verso la palla. Ok? E che cosa... Il cambio a due, ok? Ci sono i mismatch. Qual è una cosa che, tra virgolette, non va dei mismatch in attacco? Qual è un problema dei mismatch in attacco? Il tempo. Per lavorare sui mismatch passano i secondi, ok? Quindi, no, 10, 9, 8, 7, e quindi... Più noi siamo bravi a forzare la collaborazione, okay, a costringere l'attacco a collaborare e non collaborare all'interno di una cosa che è prestabilita, cioè il gioco d'attacco, ma collaborare mettendo in pratica una lettura, più noi credo che stiamo avendo successo nel corso dell'azione. Credo che oggi con il tipo di gioco che si sta velocizzando e col profilo di giocatori sempre più tendenti all'istintività, credo che riuscire a sviluppare la capacità in difesa di forzare gli avversari a collaborare a lungo nel possesso, credo sia una cosa che ci possa, cioè più riusciamo a fare questo, più stiamo vincendo nel corso dell'azione. Ok, tu stai girando dentro contro il cambio, ci siamo? Ok, dopo aver combattuto i primi due passi, lui uscirà su uno dei due lati. Se loro vogliono esplorare il cambio interno, passaggio lì, ok? E lui prova a prendere la palla, a giocare spalla a canestro. Noi vogliamo essere ad anticipo di tre quarti. E la cosa che vogliamo provare a fare è che quando la palla esce dai giocatori coinvolti nel mismatch, vogliamo provare a essere aggressivi, ok? Prima lei le ha fatto vedere giustamente una cosa che usiamo tutti, proviamo, ok? Il boomerang, cioè passo la palla e la riprendo per giocare uno contro uno senza aver già il palleggio aperto, ok? Quindi lui deve sapere che la palla esce dal pick, anticipare, e abbiamo detto che la prima cosa da fare quando la palla esce dai giocatori coinvolti nel pick è essere super aggressivi. Tante volte che cosa succede? Succede che l'attacco, uso un'espressione, smette di attaccare per cercare il mismatch. E questo giocatore qui prende la palla e incomincia a fare... Scusami, sono dimagrito ma non sono così leggero, quindi credo di averti fatto male. Ok, la prima cosa che fa questo giocatore è incominciare a fare questa cosa qui. Questo, torniamo ai fondamentali di prima, questo è per te il segnale che puoi essere super aggressivo, super. Ok, palla sopra la testa, super aggressivo, vai addosso, fagliela mettere a terra, possibilmente sul centro, ok? Quindi super aggressivo. Che cosa succede? Succede che questo qui o è capace a fare un passaggio sotto pressione oppure mette la palla a terra. Nel migliore dei casi per l'attacco, che è un giocatore che ha talmente controllo del corpo, del gioco, della situazione, che fa questo, tu mi salti davanti e poi fa questa e la rimette dentro. Se è un giocatore molto evoluto, se no prende e parte sotto pressione, e che cosa possiamo fare? Lo spazio si sta stringendo, arriva a chiudermi e tu mi cambi su quel giocatore lì dentro, ok? E stiamo stringendo, sei tu questo giocatore qua, ok? Quindi quando la palla esce dal pick, il segnale che è il nostro momento per essere aggressivi. E su questo, su che cosa anche interveniamo? Anticipa, la palla vola di lì e quel giocatore sta venendo a fare un taglio flash lunetta, tu sei responsabile del passaggio lob, ok? Ma al di là di questi scacchi, cioè gli aspetti da enfatizzare è: sapendo di essere aggressivi, quello che un giocatore per l'alto livello, fondamentalmente molto libero, cerchiamo di risolvere il problema mettendo grandissima pressione su questo giocatore.
e i passaggi, sui passaggi più vicini vogliamo essere d'anticipo. Quindi tu cerchi di togliere questo e tu anticipi. Okay? Mettendo grossa pressione su questo giocatore, rompere il timing del mettere la palla dentro su quel giocatore lì e magari appunto costringerli fuori controllo. Su uno spazio che si stringe, piano, boom, cambiare e buttarsi dentro. Okay? In queste situazioni una cosa da, come dire, che diciamo ai giocatori, quando tu piccolo cambi contro un lungo, di andarti a sedere sulle sue gambe. Okay? Quindi tu attacchi, arriva l'aiuto, di andarsi a sedere sulle gambe del lungo. Okay? Perché adesso che succede? Che gli attaccanti più evoluti su queste situazioni, Varese era una squadra spettacolare a fare questo, cioè appena il difensore di Owens o di Caruso appena faceva questo, pum, automatico passaggio alto. Quindi anche il discorso dell'essere disciplinati come prima, a non accelerare la giocata. Se vi ricordate il discorso dello short roll, la palla va sullo short roll, non correre incontro al giocatore con la palla, ma fargli fare la giocata. E qui la stessa cosa, cioè lui penetra, discipline, all'ultimo gli salti davanti e tu ti butti sulle sue gambe per cercare di non farlo saltare. Ok? Queste sono una cosa, e questa cosa succede non solo in questa situazione, ma anche semplicemente, fammi in ala lì con la palla per favore, pivot lato debole, vai dietro lì, anche nelle situazioni normali, ok? Penetrazione dal fondo, tu vai a aiutare e questo giocatore che deve ruotare dentro sul lungo, ruotare e sedersi sulle gambe, quindi cercare di non farlo saltare, una cosa che da enfatizzare sulle rotazioni interne e sui rimbalzi quando c'è da fare il tagliafuori. Se c'è qualcosa che non è chiaro, per favore, al di là di condivisibile o meno, perché ripeto, ci sono tutta una serie di scelte che ognuno di voi, ognuno di noi fa e sono assolutamente coerenti, se c'è qualcosa che non è chiaro, per favore, ditemelo. Quando ci sono dei contesti nei quali necessitiamo di fare, questo è per la gestione del mismatch interno, ok? Mismatch esterno, vieni, parla qua, blocca Andrea, cambio, ok? Cambio, bravissimo, boom, e adesso contiene, bene, stop, super, bravo. Se loro vogliono giocare per il mismatch esterno, a seconda delle caratteristiche dei nostri giocatori, allora, gira dentro Andrea. La prima cosa è che da un punto di vista visivo vogliamo che i gomiti siano coperti. Ok? Offensivamente questa è una cosa che noi dobbiamo tenere sempre presente. Offensivamente dobbiamo avere sempre chiaro se i gomiti sono liberi o sono aperti. Tante volte nelle situazioni di cambio il vantaggio vero ce l'hanno i giocatori non coinvolti nel mismatch. Cioè lui è alto nel gap, fammi profondo nell'angolo. Quindi su questa situazione offensivamente tante volte il vantaggio ce l'ha quel giocatore che prende la palla, boom, e attacca questo recupero difensivo in mezzo a due e due contro uno. Quindi difensivamente noi dobbiamo avere consapevolezza di voler far vedere i gomiti e poi se è un giocatore abbastanza bravo a muoversi, noi quest'anno avevamo la fortuna di avere Radosevic, che è un giocatore che ha fatto 12 anni di Eurolega, è bravissimo a fare i cambi nonostante è un bestione di 2,08 metri e 115 kg, bravissimo a fare i cambi. L'idea deve essere quella lì, che dove abbiamo il vantaggio? Giocatore grande contro piccolo, dentro, ok? Quindi costringere questo giocatore senza aver bisogno di andargli sotto coi piedi, ma usando le braccia, usando la stazza, a costringerlo a penetrare e semplicemente avere il campo un po' più stretto, non portare grandi aiuti e come prima avere la disciplina all'ultimo di arrivare con un giocatore a chiudere e cambiare dentro, ok? Questo diciamo nella migliore delle ipotesi, in cui è un tipo di giocatore in attacco, un tipo di giocatore in difesa con cui vogliamo, possiamo pensare di gestire due contro due a seconda delle caratteristiche individuali, stare sulla spalla destra, stare sulla spalla sinistra, casi estremi in cui a questo giocatore si può pensare di, come dire, staccare
diciamo, in linea di massima una situazione in cui c'è un giocatore abbastanza bravo a far tutto, sia penetrare, fare palleggiare questo tiro che tirare. Se fosse un giocatore particolarmente veloce, okay, l'idea è quella di quello che noi chiamiamo blitz, di andare contro la sua penetrazione col giocatore più vicino per costringere questo giocatore a passare la palla. Okay. Qual è l'aspetto in questa situazione che enfatizziamo? Di leggere gli occhi e le spalle del giocatore con la palla. Quindi non tanto quando lui è sulla riga dei tre punti, quando lui è sul tiro libero, quando lui è dentro l'area, di andare ad aiutare con quel giocatore lì. Okay? Ma di leggere gli occhi e le spalle. Cioè finché lui è in controllo con le spalle sue e gli occhi che guardano il campo, di stare, come dire, di marcare il proprio. Cioè stare nello spazio, nel gap, stretti, ma marcare il proprio. Quando questo giocatore abbassa lo sguardo o abbassa le spalle, di andare. Quindi questo giocatore sta giocando così, ti guarda, vede che sei lì, vede che non ci sei, adesso che parte ad attaccare tu arrivi, ok? E fermi la palla e tu, primo movimento da fare qual è? Verso la palla, bravissimo, ok? E questo, e tu corri dentro, tu corri sulla palla, no, e tu mi corri nell'angolo lì, ok? Però al di là della rotazione, quando vogliamo fare questo tipo di difesa per la squadra, l'indicatore è quando questo giocatore abbassa gli occhi o abbassa le spalle, tu vai. Finché è in controllo del campo, quindi su, che guarda, vede, non dobbiamo andare. Quindi anche se lui si avvicinasse così alla riga dei tre punti, non vogliamo andare, anche se si sta avvicinando. Quando passa, diciamo così, nella modalità attacco, che punta in lungo e quindi abbassa le spalle, di andare con questo che noi chiamiamo blitz e una rotazione. E poi ovviamente più il livello è evoluto, più dobbiamo essere bravi a leggere tiratore, non tiratore, taglia, non taglia, quello che ha fatto vedere ovviamente Lele prima, come giocare contro questa difesa. Taglia il giocatore sulla riga di fondo, tu vai, attacca. Taglia il giocatore sulla riga di fondo, ok? La Virtus Bologna è bravissima a fare questa cosa qui, fermare la palla alta, quel giocatore pronto nella rotazione, questo giocatore che lascia, il giocatore che taglia ed è pronto eventualmente a fare la rotazione lì, ok? Quindi poi essere bravi, a capire se c'è un giocatore contro cui possiamo non correre, possiamo fintare stare, dobbiamo corrergli nei piedi per fargli passare la palla, per fargliela rimettere a terra. È un giocatore che sappiamo essere un po' egoista e quindi andare lì e costringerla a passare la palla. È un giocatore che sappiamo gioca per passare la palla e possiamo andare un po' più sulla linea di passaggio, ok? Quindi poi più si evolve il livello, più, come dire, la sofisticazione sale, e la capacità dei nostri giocatori di riconoscere le varie situazioni è fondamentale. Dal punto di vista, quando invece queste quelle che sono le difese tra virgolette più aggressive, ok? Quelle che sono, anche quando siamo nelle difese di contenimento, che sia contenimento sul pick and roll centrale, indirizzare sul fondo il pick and roll laterale, il concetto deve essere quello che nel momento in cui l'attacco sta per iniziare la giocata per prendere il vantaggio, okay, di fare un passo verso la palla. Quindi fai un esempio, vai a fare pick centrale, okay, quando lui chiama blu, rosso, verde, il suo primo movimento è verso la palla. Adesso lui gira a canestro, stop. E come vedete, semplicemente con la mia posizione, lui percepisce che questo è uno spazio dove non può andare. Se attacca, attacca. No, con la palla. Stop. Adesso, questo, preso o non preso il vantaggio dall'attacco? No, 2 contro 2. Finché non è 2 contro 1, non ha preso il vantaggio. Ok? Quindi Se col semplice posizionamento costringiamo Andrea a girare stretto, e vedete, è uno spazio nella quale la possiamo gestire 2 contro 2. Se dovesse andare una penetrazione in fondo, sono talmente vicini che possiamo fare quello di prima, che Daniele lo chiude e lui si butta sul lungo dentro qua, torna dietro. Quindi che cosa deve fare lui per mantenere il vantaggio e creare il 2 contro 1? Fare un roll più largo e profondo. Vai, 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 vai. Adesso è 2 contro 1, adesso è preso il vantaggio per l'attacco.
ok? Quindi semplicemente con la nostra posizione lì, o costringiamo Andrea a girare stretto e lo possiamo gestire due contro due perché non c'è lo spazio sufficiente, oppure Andrea, se vuole mantenere il vantaggio, deve girare largo e trova noi che lo possiamo rallentare. Poi a seconda delle preferenze, del tipo di giocatori, fare questo tag con un braccio, col petto, andare col corpo, non entro nel merito. Quando siamo in questa difesa di contenimento, okay, gli aspetti come sempre, al momento della chiamata del blocco, azzerare la distanza. Okay, viene a bloccare, aspetta. Primo movimento è con questo piede sopra il blocco. Li separo per dire quelle che sono le responsabilità. Questo giocatore, ok, non farsi bloccare. Figura unica, corpo a corpo con il palleggiatore, col giocatore con la palla. Ok? Se all'attaccante, diciamo, bloccante, cerca di mettere i suoi piedi in mezzo, giusto? Cerca di mettere i suoi piedi in mezzo ai tuoi. Difensivamente, più noi riusciamo a fare figura unica con l'attaccante, più per Andrea è difficile individuare il bersaglio da bloccare con precisione. Okay? E per lui invece, e che sei Tavares? Okay? La distanza di partenza è un braccio di distanza, okay? A distanza di tocco. Diciamo, a distanza di tocco. E nel momento in cui sbuca la palla puoi andare dietro. Ok? Torna dietro. Tecnicamente il momento critico per noi è quando la palla sbuca e dobbiamo aver chiaro che questo giocatore è responsabile del pocket, del passaggio basso in questa finestra, okay, in questa tasca, e il piccolo è responsabile del passaggio fuori. Quindi facciamo un attimo, torna un attimo. Quindi c'è blocco, mi attacco, passo, lui supera, attacca. Io sono responsabile di questo passaggio fuori, change, vai. E questo giocatore, vai, è responsabile di questo passaggio qui nel pocket. Quindi queste sono le cose da fare. È stato nominato 2-3 volte Tavares, il pivot del Real Madrid, per quanto grande, grosso, non so se avete mai visto un piede di Tavares dal vivo. Okay. È bravissimo a fare questo, cioè lui al momento del pick, vieni Daniele, al momento del pick lui è qua e c'ha le mani qui per il pocket e più va dietro e poi tira su le mani per il passaggio alla fine. Cioè per quanto lui non è grande, è enorme, è bravissimo a fare questo, le mani basse all'inizio contro il passaggio battuto e poi va dietro e tira su le braccia. Vai, facciamo. Che cosa fanno sempre di più le squadre? Okay. Non attaccare stretto il canestro. Abbiamo nel nostro campionato un grande interprete di questa cosa qui, che è Andrea Cinciarini. Andrea Cinciarini raramente attacca dritto per dritto. Come i grandi giocatori di pick and roll, come i grandi attaccanti, il grande lavoro che fanno è quello prima della ricezione. Okay, mi permetto di dire, la grandezza di Teodosic, la grandezza di Belinelli, qual è? Non solo il talento che hanno per fare cose molto difficili, ma è la capacità che loro hanno di arrivare al momento della situazione che li coinvolge, che sia l'uscita dal blocco, che sia il pick and roll, già liberi. Okay, la grandezza di Teodosic qual è? Che lui senza palla prende la palla e quando ha preso la palla, dopo che ha preso la palla, arriva il difensore. E poi gioca il pick and roll. E quindi la difesa è costretta ad aiutare tanto. Aiutando tanto su Teodosic, che succede? Assist, roll, passaggio. Se potrei giocare pure io, fermo nell'angolo, tiro il 38% da 3 se gioco con Teodosic. Ok? Che cosa voglio dire? Quindi invece difensivamente è proprio questo il segreto. Cioè quando un giocatore prende la palla, noi dobbiamo essere lì con la palla. Quindi stai nel gap, linea di passaggio, okay? Se lui è in una posizione tale che io posso passare la palla, esatto, lui prende la palla e adesso lui arriva, l'attacco ha un vantaggio rispetto a noi. Se lui è in una situazione di non troppo, okay, tale che io non posso fare questo passaggio, sono costretto a fare questo, esatto, e difensore arriva insieme alla palla, la nostra difesa è più o meno a posto.
La grandezza di Teodosic e Bellinelli qual è? Che con strumenti diversi e modi diversi, Teodosic a giocare il pick and roll e Bellinelli a giocare l'uscita, arrivano già liberi in quel momento. Quindi perché è importantissimo qui, nel momento in cui c'è il pick, vai, che noi dobbiamo azzerare la distanza. Vi invito una cosa, nell'analizzare le vostre difese con il col computer, facendo fotogramma per fotogramma, vedere quante volte nel momento in cui la palla è sull'anca di questo giocatore, che tra questo e questo c'è già uno spazio. Quando rivedete una partita, c'è un pick and roll, vedete quante volte nel momento in cui la palla è all'altezza dell'anca del bloccante, che tra questi due giocatori c'è già uno spazio. Qui l'attacco ha già vinto, perché adesso lui, più che attaccare stretto, lui può portare la palla lontano dal blocco, lui deve venire davanti alla palla e questo giocatore non lo prendiamo più, perché non ha bisogno di fare il roll largo, perché lui non sta attaccando stretto, lui sta attaccando largo, e quindi lui può fare il roll stretto e non lo prendiamo più. Quindi è importantissimo questo lavoro di azzerare la distanza prima del pick, ok? E cercare di non farsi bloccare. Che cosa stanno facendo sempre più le squadre evolute? Ok? Che questo giocatore si ferma e cerca di tenere dietro questo per dare a lui il tempo di andare oltre questo attaccante. Vi ritrovate in questa situazione qua. Ok? Allora noi in questa situazione qua è l'idea per noi quale deve essere? Se l'attaccante si ferma, tu difensore non ti devi fermare, devi continuare a muoverti. E quindi di questo, attaccarmi, vai, lui va, fermati, di continuare e cambiare, dietro, vai dietro, gira. Facciamolo camminato però senza fermarsi. Blocco, tagliami fuori. Di cambiare il lato e buttarlo dentro a stringere ancora. Quindi non permettere a loro di allargare lo spazio, o lui in palleggio o lui con roll. Ok, che cosa sono bravissime a fare le squadre tante volte, e devo dire la verità, ci abbiamo provato anche noi con Kane, che è un grande giocatore, ok, sia in attacco che in difesa a livello di intelligenza, è questo, che su questa situazione, vai, blocco, giro, ok, vai, vedete, in questa situazione, questo giocatore che adesso va a fare un tagliafuori su di lui e gli crea questa corsia di penetrazione, una cosa che anche noi abbiamo provato a fare quando ci forzavano molto dentro. E quindi su questa situazione noi vai, gli vogliamo cambiare spalla e costringere a stringere, vai Andrea, e Andrea si butta su questa cosa, vai Andrea addosso a lui, ok, quando c'è questa cosa fai uno giro dorsale e vai a fare verticalità al ferro, cioè tu lo stai bravissimo, tu lo stai spingendo dentro, su questa posizione di Andrea, fare questo e andare al ferro. Ieri Melli ne ha fatte 4 così, e Cordinier uguale, cioè di saltare al ferro con le braccia dritte e cercare questa cosa, e ancora lui, il piccolo, a cambiare dentro, a buttarsi sulle gambe dell'uomo. Ok, queste sono le cose che, come dire, tecnicamente, a livello di scelte anche, cerchiamo di enfatizzare. L'ultima cosa, ho finito, ok? Volevo parlare anche del fondo, ma a fondo fa niente. Sui rimbalzi, perché è una cosa che, come dire, mi sono accorto e devo, come dico sempre, la cosa che mi piacerebbe fare è essere oggi l'allenatore di oggi, con l'esperienza che ho, a tornare a allenare le vittime, le cavie che avevo quando ho iniziato ad allenare. Dovrei fare parecchia, come dire, cospargersi il capo di parecchia cenere per gli insulti e le urla tirate ai giocatori. Taglia fuori, rimbalzo. Quante volte concretamente i rimbalzi non sono evitabili? Cioè, pick lì, tu attacchi, ok, vai. Su quale lato siamo più... Che cosa significa prendere il vantaggio? Creare un soprannumero, ok? La pallacanestro di vantaggi è creare un soprannumero rispetto alla palla, che sia fatto dall'attacco o sia fatto dalla difesa. Su questo lato siamo in soprannumero in difesa, siamo 2 contro 3.
sto banalizzando, ma è quello che cerco, come dire, per gli strumenti che uso per insegnare, far capire un concetto. Su quel lato il vantaggio ce l'ha l'attacco, ok? Quindi se qui siamo 2 contro 3, qui siamo 3 contro 2. Lui attacca, no. Ok? Lui sta attaccando, lui sta andando dietro, questo è il momento in cui questo giocatore fa palleggio, arresto e tiro. Su questo lato siamo in vantaggio noi per il rimbalzo, giusto? O sbaglio? Il problema è su quel lato lì, è un tiro che parte da qua, ha buone chance, credo, di finire su quel lato del campo. Mi seguite? Quindi facciamolo un attimo camminato, ok? Vieni a bloccare. Vai, 2 palleggi, tu stai andando dietro Daniele, tu fai, vai, rolla Andrea, vai. Adesso in questo momento parte un tiro e Andrea viene su di lui a prendere posizione. Adesso su un rimbalzo che cade in questa zona del campo, io posso urlare quanto voglio contro il mio amico Daniele, cioè lui è in vantaggio. E quindi mi sono reso conto negli anni di urlare, taglia fuori, rimbalzo, cretino, rincoglionito, non c'hai voglia, eccetera. Fisicamente se veniamo da una posizione di aiuto, non possiamo essere nella posizione giusta per prendere il rimbalzo. La grandezza di Melli qual è? Che parte un tiro e Melli porta il pivot avversario sotto il cerchio. E quindi con la palla che cade di qua senza neanche saltare, io ho avuto la fortuna di allenare Martinoni, che a Casale Monferrato, Martinoni prendeva i rimbalzi senza saltare, perché portava il suo sottocanese e poi faceva così da questo lato con l'arpione mancino e prendeva la palla, perché semplicemente portava il suo in una posizione in cui quello non poteva prendere il rimbalzo. Non era tanto lui che prendeva il rimbalzo, portava il suo in una posizione in cui non poteva prendere. E quindi come squadra essere consapevoli che queste sono, quando veniamo da un aiuto, da una rotazione, sono le situazioni in cui dobbiamo prendere il rimbalzo come squadra. La sua responsabilità di Daniele è quella lì, provare a non far prendere il rimbalzo a lui, e quindi è una lotta a chi porta l'altro sotto canestro. Facciamo un attimo, faccio io, vai a bloccare, che sennò Roberto, vai, attacca, palleggia, arresta e tira. Adesso lui viene a far questo, di provare a fare una lotta per chi porta l'altro sotto il cerchio e venire al rimbalzo con gli altri. Quindi su questa situazione viene, attacca, vieni a far taglia fuori, ok? Questo, quello che noi lo chiamiamo di fare un sandwich, quindi esporsi al rischio che venga a rimbalzo uno dal perimetro, ma di mandare un giocatore a fare letteralmente un sandwich su questo giocatore che è in vantaggio al rimbalzo d'attacco. E questo giocatore è in mezzo a due, con l'idea che questo cerca di non farlo saltare, di portarlo sotto il cerchio, e questo giocatore che la tocca. Okay, tante volte non è prendere il rimbalzo, ma è non farlo prendere agli avversari. E di queste situazioni ce n'è un'infinità. Vai lì, pivot, transizione. Ok, tu stai correndo come rimorchio, la palla vola al tiratore lì, tu stai tagliando sul lato la palla lì, come stai tu in difesa? Ok, e adesso parto. Quanti tiri da tre ci sono in transizione in contropiede adesso? Un'infinità. Parte un tiro da lì in transizione, lui rimorchio sta tagliando qua sul lato debole, parte un tiro, lui da quella posizione lì, se il rimbalzo cade su questo lato siamo in sottonumero, mi serve lui che viene a fare un sandwich su questo giocatore, anche per toccare semplicemente la palla. Ci siamo? Quindi nel computo delle difese pick and roll, nelle cose da enfatizzare al di là delle varie difese, il tipo di rimbalzi che si possono generare e la consapevolezza che in tanti aspetti siamo in sottonumero e quindi c'è da fare un certo tipo di scelte su chi rischiare, e noi diciamo questa cosa qua, cioè non farlo prendere al tuo, cioè invece di pensare a prendere il rimbalzo non farlo prendere al tuo. E quindi diciamo sempre questo, che sono veramente pochi i giocatori che fanno taglia fuori e poi prendono il rimbalzo, cioè il giocatore che fa veramente taglia fuori poi tante volte permette agli altri di prendere il rimbalzo. Ecco, una delle fortune che ho avuto in questi 2 anni è quella di avere un giocatore come Tyler Kane, che è uno dei pochi giocatori che fa prima taglia fuori e poi prende il rimbalzo. Però tendenzialmente come idea è quella di
tu fai taglia fuori, cerca di non farlo prendere al tuo e qualcun altro verrà ad aiutare.